riflettori puntati sulla visita di Macron in Vaticano. È un evento molto importante che ha i suoi risvolti. Alcuni sottolineano, per esempio, il fatto che Macron non incontri oggi nessuna autorità italiana, il che lascia pensare che c'è ancora molta ruggine tra Parigi e Roma. Ecco, ma prima di addentrarci poi sulle notizie per i migranti, io vorrei chiedere a Nello Scavo, che è una firma prestigiosa di Avvenire e che voi cari telespettatori avete ormai imparato a conoscere per i suoi servizi nei precedenti numeri, io vorrei chiedere a Nello Scavo come si presenta questa visita di Macron in Vaticano e qual è l'architettura diplomatica della Santa Sede nei confronti dei migranti, visto che ieri il cardinale Parolin ha detto a chiare lettere che si sarebbe discusso di questo problema drammatico. A te, Nello. Beh, innanzitutto saluto te, direttore, e tutti voi che ascoltate. E quello che si può dire di questa visita, perché non ci sono ancora grandissime informazioni, mancano una serie di dettagli, è comunque che si tratta di un appuntamento decisivo dal punto di vista degli sviluppi della crisi dei migranti. Innanzitutto perché Macron è ormai diventato il protagonista delle politiche europee in questo senso. Al di là di quello che raccontano i giornali italiani, basta leggere la stampa internazionale per rendersi conto che i riflettori sono puntati su due figure: Macron, per quanto riguarda, diciamo, il livello europeo, e Salvini, che sta aizzando una campagna di sospetti, diffidenze, qualcuno dice anche di razzismo contro i migranti, e che per questa ragione all'estero viene visto quasi come il nemico numero uno. E il ruolo di Macron è fondamentale per tante ragioni, innanzitutto perché la Francia sta giocando una partita tutta sua in Africa. Bisogna dire che, ad esempio, il Niger, paese dal quale arrivano, che viene attraversato da migliaia e migliaia di migranti con numerose carovane addirittura ogni giorno, è un paese sotto il controllo francese. Ieri la Libia ha fatto sapere che approva la proposta italiana di creare dei campi per filtrare i migranti che arrivano nell'Africa del Nord, purché questi campi si trovino fuori dalla Libia. Quindi, in altre parole, la Libia dice sostanzialmente: fate come volete, ma fuori da casa nostra. L'alternativa diventa stabilire questi campi proprio nel Niger, e sappiamo che in Niger i francesi, come dire, autorizzerebbero un'ipotesi di questo tipo solo sotto il proprio controllo. L'altra partita si gioca invece sul resto della Libia, perché dobbiamo ricordare che il paese è fortemente diviso e che in realtà gran parte della Libia è controllata dall'esercito del generale Haftar, che è, diciamo, il principale avversario del governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Proprio in queste ultime ore Haftar ha fatto sapere che i pozzi petroliferi nella sua area verranno messi a disposizione, non si capisce bene di quale milizia che controlla il petrolio, ma quello che sappiamo è che probabilmente ne beneficeranno proprio le importazioni energetiche francesi. Quindi, diciamo, in tutto questo capite che la vita dei migranti conta semplicemente come moneta di scambio per altri interessi. Ecco, senti Nello, avrai saputo di Laffline e dell'Aquarius. Laffline, che ho energie che sta ferma da diversi giorni nel Mediterraneo, ha avuto il permesso di sbarcare dei migranti a Malta, mentre invece le autorità maltesi hanno respinto l'Aquarius. Ecco, Conte ha fatto sapere che una parte di questi emigranti della Laffline saranno praticamente accolti in Italia. L'Italia farà la sua parte.
È arrivato immediatamente il suggello del padrone Salvini, il quale ha detto: e due, abbiamo ottenuto il successo con la Quadris a Valencia e adesso anche Malta si prende la sua parte, e sono due, insomma. Ma si può andare avanti così sbandierando questi successi? Ho preso tanti emigranti, non Beh, ne sì. Sì. accolgo tanti, ne voglio tanti. Insomma, si può parlare in questi termini che sembrano molto, molto aggressivi e Beh, per certi versi si può, arroganti? certamente sì, si può farlo perché fino a quando l'opinione pubblica crederà ingenuamente al flauto magico, perché quello che sta accadendo in realtà si ritorcerà, ma questa è una mia previsione, contro l'Italia, per tutta una serie di ragioni. Fino ad ora l'Italia aveva il controllo un controllo amplissimo delle acque nel Mediterraneo. Nelle prossime settimane probabilmente questo controllo verrà meno, subentreranno altri attori e dunque l'Italia perderà, diciamo, la sua egemonia, se volete, anche strategica nel Mediterraneo. C'è poi un altro dato, e cioè che i migranti li si fa arrivare a Malta per redistribuirli in vari paesi europei. Questo certamente è un successo perché fino ad ora non vi era stata una equa redistribuzione. Non ha molto senso però che arrivino a Malta e che poi vengano accolti una parte di essi in Italia. Sarebbe stato molto più semplice farli arrivare in Italia, evitare che sostassero in mare per un tempo così lungo e poi costringere gli altri paesi europei ad accettarli. Il dato che mi sembra interessante, che mi sembra una sconfitta politica terribile, ma che non viene raccontata naturalmente dalla leadership italiana in questo momento, è che i migranti che arrivano a Malta verranno redistribuiti in tutta Europa. Fino ad ora i migranti arrivati in Italia non sono mai stati redistribuiti in tutta Europa. E quindi, diciamo, la preoccupazione per la sorte di Malta politicamente valsa di più della preoccupazione per la sorte dell'Italia. Non so se questa si possa definire una vittoria del nostro governo. Beh, Sentinello, ti do appuntamento per giovedì, perché come tu sai, giovedì comincia la grande partita a livello poi di capi di Stato e di governo per il Consiglio d'Europa. Buon lavoro e grazie come sempre. Grazie, alla prossima.